Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Io credo che abbiamo avuto modo di conoscerci indirettamente attraverso amici comuni. La nostra esperienza che abbiamo iniziato in Sicilia e che risale al 18 marzo del 2007 mi permetto di dire che in questo momento forse rappresenta l'unica esperienza che ha avuto la forza di andare avanti in autonomia e senza, come diciamo noi spesso, mangiare la mela del peccato per quelle che sono scelte di campo che si fanno anche in relazione a principi che ci portano a creare, sì, perché no, usiamo il termine pure giusto, un po' di scompiglio sul territorio. Oggi noi siamo la prima forza politica in Sicilia, abbiamo iniziato la nostra esperienza con il Movimento Civico Sicilia Vera e abbiamo lavorato creando comune per comune delle posizioni autenticamente autonomiste. Oggi abbiamo oltre 50 sindaci in Sicilia, abbiamo eletto 8 deputati al Parlamento siciliano e siamo riusciti, sempre con questa azione forte, dirompente, ad eleggere 2 rappresentanti al Parlamento nazionale, uno alla Camera e uno al Senato. E io ho fatto anche il candidato alla presidenza della Regione l'anno scorso, sono arrivato secondo e ho scelto di non fare il candidato del centrodestra per una questione di coerenza, nonostante circolavano dei sondaggi che davano il centrodestra con me candidato in una forchetta dal 65 al 70%. Questa attraversata nel deserto l'abbiamo fatta perché siamo fermamente convinti che questa forma di Stato, che ogni anno che passa diventa sempre di più il socio non di maggioranza, ormai siamo anche, rappresentiamo il 70% di ciò che lo Stato drena a ciascuno di noi come singoli individui e anche come territorio. E questo lo dico chiaramente, avendo osteggiato fin dall'inizio la finta autonomia del progetto Calderoli. Io ero affascinato dalla Lega, ero. Non vi nascondo che ho guardato con grande interesse quello che è stato il percorso che ha iniziato Umberto Bossi. Io ci avevo allora 15-16 anni, ho iniziato presto a fare politica. Ho iniziato il mio percorso nella Democrazia Cristiana, ho seguito i principi dello struzianesimo e sono uno struziano, ecco perché le autonomie e i corpi intermedi per me sono diventate una scelta di vita e l'ho messo in campo con una testimonianza personale. Questo in Sicilia non è comportamento che ti viene perdonato e infatti la mia storia è costellata da tanti elementi, non solo l'aspetto politico, io ho fatto il sindaco in 5 comuni diversi, ora sono il sindaco di Taormina e sono parlamentare siciliano alla 4ª legislatura, sempre eletti con questa azione di rottura che abbiamo portato avanti. Il sistema me l'ha fatta pagare, io ho avuto 18 processi, 2 arresti e sono incensurato, e lo dico sempre perché per me sono delle medaglie, perché le ho avute per vicende politiche ovviamente, e questo è un elemento che ci ha caratterizzato, mi chiamano Scateno, perché nonostante questi colpi di lupara
giudiziaria. Siamo rimasti all'impiedi e siamo andati avanti. Il progetto Lega mi piaceva, lo ribadisco, non ho poi più compreso la deriva della Lega Salottiera. E siccome parto dal presupposto, ritornando al ragionamento del socio di maggioranza che continua ad acquisire azioni senza chiederci permesso, che oggi ormai ha raggiunto il 70% nella quotazione complessiva, perché se sommiamo le imposte dirette, quelle indirette, i tributi municipali, le accise, fate il conto e poi finanziate, poi chi è vizioso come me che fuma anche, c'è anche lì, non so chi gioca, c'è anche lì, tra poco come respiriamo, ci metteranno anche quello e abbiamo mai completato il quadro. Questo non è un approccio ideologico, questa è una constatazione, è un dato di fatto, non è un'opinione. Di fronte ai dati di fatto bisogna avere il coraggio di prenderne atto e reagire. Questa è la mia considerazione. Partendo anche da un altro presupposto. Ho sempre sostenuto che il problema della Sicilia e il problema del Meridione, intanto, sono i siciliani e i meridionali, perché purtroppo la nostra storia è costellata da ascari che, attraversando lo stretto, hanno preferito fare altro. Voglio raccontare un aneddoto. Ho avuto la fortuna di incontrare tale Clelio Daila, non so chi di voi, tale tante cose per essere sindaco di Roma, è stato ministro delle partecipazioni statali. Quando le partecipazioni statali erano il ministero più importante. Era un tipo molto ironico, io l'ho incrociato nel 2003, è morto da qualche anno, e essendo curioso ho chiesto, ma ai quei tempi come funzionava il sistema? Come interagivano i rappresentanti dei vari territori con la politica? Come si trovava l'equilibrio? Allora lui mi ha raccontato questo. Guarda, quando si trattava di rappresentanti del nord, le richieste principali erano infrastrutture, finanziamenti per potenziare quelli che erano elementi di sviluppo del territorio. Con i meridionali era molto semplice e quindi quello richiedeva da parte nostra anche degli impegni pluriennali, perché ovviamente non si trattava semplicemente di un contributo. Con i meridionali era più facile. Ho detto, che vuol dire più facile? E guarda, principalmente la trattativa avveniva su quanti posti dovevamo dare nella cosiddetta SIP, nell'Enel e in altri enti parastatali. Vedete, questa frase detta da un soggetto da questo punto di vista equidistante, era romano, quindi non c'aveva da questo punto né una simpatia in un senso né nell'altro, era un racconto di vita, mi ha illuminato e confermato quello che poi io ho sempre vissuto nel nostro territorio. E l'elemento che proprio ha caratterizzato la mia scelta conclusiva di iniziare questo percorso, questa attraversata del deserto, è stata proprio quella di cambiare la classe dirigente intanto nella nostra terra. Tenete conto che è una terra che dal 2017 governa la Lega, e quella stessa Lega che fino al 2019-20 osteggiava la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Quando io facevo le manifestazioni per il ponte sullo stretto di Messina, era il 2006, deputato per la prima volta al Parlamento siciliano,
E allora abbiamo fatto la battaglia per farlo inserire nel corridoio Berlino-Palermo, cofinanziato dall'Unione Europea, e che cofinanziava non il ponte, cofinanziava tutto l'asse, quindi l'alta velocità che si è fermata, come si dirà, ad Empoli, a Salerno, e anche la sostituzione della monorotaia dei Borboni, che noi ancora abbiamo in Sicilia, che ce la teniamo molto cara, che è quella che vi consente un grande giro turistico partendo da Trapani per arrivare a Ragusa in appena 14 ore. E allora noi ci siamo battuti per questa strategia, e allora entrò nel corridoio Berlino-Palermo. Col governo Monti saltò tutto, si mise in liquidazione la società per l'ennesima volta, Monte sullo Stretto di Messina, e finì. Quando io facevo le manifestazioni per avere il ponte, e quindi non il ponte ma l'asse, attenzione che è diverso, come gli dico sempre a buon Matteo Salvini, il quale ovviamente non mi adora, sono stato l'unico che ufficialmente ha subito l'anatema quando ho chiesto di partecipare a Pontina. Abbiamo portato i cannoni, abbiamo portato lo statuto di autonomia, e ho chiesto: ci confrontiamo veramente sull'autonomia? Ve lo spiego io realmente cosa si deve fare, ma senza presunzione, così, per quella che è l'esperienza pratica. Ha fatto pure, si è anche scomodato nel fare un comunicato stampa con il dottore Primo. De Luca no, perché De Luca ci insulta ogni giorno. Ora, dire a Salvini che mentre lui nel 2006, ricordate cosa faceva? Faceva un po' il DJ e incideva video che lo portavano a saltare insieme a altri, inneggiando il Vesuvio, la eruzione del Vesuvio che doveva bruciare i napoletani. Detto: vedi, tu nel 2006 facevi questo, io invece facevo altro. Tu fino al 2020 hai detto che i soldi per fare un ponte sullo Stretto di Messina erano sprecati, perché c'erano, frase sua, i treni che andavano a gasolio in Sicilia, che quindi i siciliani e calabresi prima avevano bisogno di che cosa? Delle infrastrutture di base. Mi chiedo perché oggi Salvini è diventato il difensore di una cosa che noi non vogliamo. Non so, mi aggiungo di più. Quando lui ha continuato a insistere, ho preso un patto di costruzioni Lego e gliel'ho mandato. E gli ho mandato a dire: con tutto il rispetto, visto che tu giochi col ponte sullo Stretto di Messina e assomiglia a un bimbonite che gioca con le costruzioni, te lo mando. Perché? Perché non abbiamo capito se la tua è un'operazione di lobby rispetto a quelle che sono le vere esigenze di un territorio. E attenzione, la Lega governa in Sicilia dal 2017 in poi, l'attuale vicepresidente della regione siciliana è leghista, certo proviene da 10 partiti diversi, perché la differenza tra lui e Bossi qual è? Bossi aveva l'idea di accendere nel meridione, di spingere, di innescare un meccanismo di auto-organizzazione e quindi anche di nascita di movimenti che in autonomia si andavano a collegare su un comune obiettivo che è il centralismo statale, di cui non siamo anche vittime. Io non vi spiego anche perché. Salvini, come gli ho detto io quando l'ho incontrato la mia volta, gli ho detto: tu fai riciclaggio, né più né meno, e vedi che fare riciclaggio nella nostra terra prima o poi rischi di riciclare qualcosa di non potabile. Due visioni diverse,
Bossi era per le autonomie, quindi per la nascita di movimenti territoriali col principio ciascuno comanda a casa propria. Salvini ha puntato invece alla colonizzazione, che è un tema totalmente diverso. E quando io l'ho spiegato, perché a un certo punto si era innamorato di me e voleva, ad onor del vero, che io diventassi il candidato alla presidenza della regione suo, ho detto no. Io ho detto no perché? Perché a quel tipo di sistema di colonizzazione che portare avanti io non ci credo, non so, ma non sto con compagni di viaggio che hanno cambiato 10 partiti e che sono la fessa della politica siciliana di cui tu ti sei imbarcato solo perché porta avanti queste linee espansioniste. Quindi no, avrà quindi i suoi buoni motivi per essere incavolato con me. Però parliamo di fatti concreti, precisi. Cosa succede ora? Io non so dove l'ha studiato, ma insomma, e se non ha studiato peggio mi sento. Cari miei, un ministro della Repubblica che arriva a dire che comunque in una legge di stabilità si può mettere la prima parte per fare un'opera pluriennale di 10 anni da un costo complessivo di 15 miliardi, e quindi si può fare la legge di stabilità mettendo 1 miliardo, tanto perché lui ormai ha detto che entro l'estate deve aprire il cantiere. Solo un somaro che non conosce l'ABC della contabilità pubblica può dire una cosa del genere, per un motivo banale. Se io metto 1 miliardo per fare un'opera pluriennale e poi il prossimo anno, come purtroppo sta succedendo, ti scoppiano guerre, ti aumentano quelli che sono gli elementi che dipendono da dinamiche macroeconomiche che prescindono anche dalle dinamiche del tuo paese, che fai? Hai iniziato a fare la trave e poi ti fermi per un po' di anni perché non hai soldi per finanziarlo? Ecco qual è il principio somano che l'abbiamo detto in tutte le lingue. E allora lì è intervenuto il Santi Giorgetti e ha detto: vedi caro Matteo, scusate il termine del Signore, vedi che ha detto una grande minchiata, una delle tante. E allora è cambiata la strategia. Ora non è più nella legge di stabilità, in ponte sullo stretto di Messina. Udite, udite. Ora lui deve prendere 15 miliardi dal fondo sviluppo e coesione. Il fondo sviluppo e coesione è una somma di circa 73 miliardi per la programmazione 2021-2027, quindi pluriennale, che serve per cofinanziare i fondi infrastrutturali europei ed è destinata a quelli che sono gli elementi di base di mobilità e di riqualificazione urbana e le infrastrutture, ferrovie, strade, ponti, scuole, contrasto del dissesto idrogeologico, riqualificazione urbana. Quello è il fondo sviluppo e coesione FSC ed è destinato l'80% alle regioni del meridione e il 20% alle regioni del centro-nord. Lo sapete che significa togliere 15 miliardi da questa finalità per fare il ponte sullo stretto di Messina? Dopodiché, quando io faccio il ponte sullo stretto di Messina e ancora in Sicilia c'è la monorotaia del Borbone e su versante di Villa San Giovanni ancora non c'ho l'alta velocità, a chi lo faccio fare? Per far passare Salvini? Per fargli scrivere sulla trave del ponte Matteo Salvini? Ma non ho capito. E allora ci siamo permessi di dire: guarda, fai una cosa, portaci l'alta velocità almeno fino a Villa San Giovanni. Io non so quanti di voi hanno avuto il piacere di viaggiare fino a Villa San Giovanni col treno o con l'aereo, poi scendere dall'aereo o dal treno e andare a prendere
il tradimento o la disfatta. Ancora non sono stato in grado neanche di coordinare gli orari dei lettori. Ancora abbiamo l'attesa all'acqua e vento, senza punto di ristoro e senza bagno, e stai un'ora ad aspettare. Quindi abbiamo chiesto a Salvini: scusa, nel frattempo prendi qualche milioncino e rende più vivibile l'attesa. Una seconda cosa, portaci l'alta velocità da Villa, da fino a Villa San Giovanni, così hai intanto garantito un primo diritto costituzionale che vale per tutti, il diritto alla mobilità decente. Quindi lo stesso tempo che impiego da Villa San Giovanni a Roma, lo stesso tempo da Roma a Milano, bene o male sono le stesse distanze. Non se ne parla, perché quello non fa, non passa la storia. Ecco qual è il concetto. Ormai abbiamo la politica che ogni giorno vive di ansia di prestazione. Dobbiamo lanciarne una al giorno. Ma ora mi farà a Milano la centrale nucleare. Ma cosa aveva pure? Lui nel 2032 ormai è segnato. Comprenderà il bunker e comprenderà anche la centrale nucleare. Ma io non lo so come l'avete vissuto, obiettivamente credo che qualche problema c'è, ma c'è serio, è uno scherzo, c'è serio. Ora, tornando a noi e concludendo, noi già abbiamo dimostrato sul campo chi siamo. L'esperienza che abbiamo fatto di sdoganamento il 25 di settembre scorso già ci ha portato a trasformare il nostro movimento sicilianista nel progetto Sud Chiama Nord. Da soli, con le sole liste in Sicilia abbiamo preso il 1% nazionale, cioè quanto hanno preso tutti i moderati, quanto quelli che fanno le sedute stilili, che vanno in gruppi, il sindaco di Venezia, il presidente dell'area, tutta assieme hanno preso meno di noi solo in Sicilia. Ovviamente noi eravamo da soli, e quindi per la prima volta nella storia, che un po' fu quella di Bossa all'origine, perché fu la prima volta che allora una lista fuori dai partiti tradizionali riuscì ad eleggere due rappresentanti al Parlamento, dove fossero stati due. Io così ho osservato. Bene, la stessa cosa è successa per noi. Al debutto, due eventi. Ora, questo per noi cosa significa? Significa avere uno strumento che vogliamo mettere a disposizione di tutti, perché la nostra evoluzione che ora stiamo presentando alle elezioni di Monza, Monza-Brianza, sapete che si vota al Senato, scusate se mi permetto, sono candidato e quindi il mestiere del candidato è anche cercare voti. Quindi sapete, nei 55 comuni della Brianza, qualche amico ti invito magari a farlo votare per Carlino De Luca, perché è il terzo incontro. In questo momento io ho voluto sfidare l'avversario in casa. Bravo. Sarà temeraria? La sfida a me va fatta, signore, anche perché vedendo l'alternativa, obiettivamente, come dico io a Brianzoli, non c'è Brianzolo più Brianzolo di me. Sono Brianzolo meridionale. E non c'è di male. Non ho capito. Perché dico sono Brianzolo? Perché non è che quella competizione è un concorso per ricoprire il ruolo di dirigente alla fine investo a Mediaset. No, è l'elezione del rappresentante al Senato, il rappresentante del popolo. Quindi dobbiamo guardare ciascuno di noi cosa rappresenta politicamente parlando. Galliani è stato 5 anni al Senato, dal 2018 al 2021. Per il 50% non ce n'è mai andato. Quando andava era talmente distratto da altro che ha sbagliato 48 volte a votare. Se andate a guardare la scheda del Senato, qui parlo con gente che ci sta, si chiama voti ribelli.
bene nei voti ribelli, vedrete 48 volte ha sbagliato a votare. Dopodiché non ha mai preso la parola, non ha mai presentato un disegno di legge, non ha mai fatto nulla. E allora io, scherzando, gli ho detto: siccome conosciamo tutti il sistema pensionistico, ci sono pensioni che si curano e pensioni che non si curano. Detto, non è che sia andato in Senato per la famosa formula magica 4 anni, 6 mesi e 1 giorno per un'altra pensione integrativa. Oh, si è incazzato, non avete idea. Credo che Tamarro sarà stato il complimento migliore che gli avrà fatto, non avete idea. Si tirava i capelli in una maniera incredibile. Ebbene, è così, perché lui ad ottobre 2022 finisce il mandato e non si ricandida più, non si ricandida. Come mai ora è spuntato candidato? Nel collegio Brianzolo, e lui è stato eletto nel collegio Como Varese Lecco, non nel suo collegio dove ora vuole fare lui Brianzolo e abita, con tutto il rispetto, in una dei luoghi più in di Milano. Vedete cosa c'entra con la politica? È bravo, sarà un bravo imprenditore, anche se molti imprenditori Brianzolo mi dicono: De Luca, non dire tanto che è stato un bravo imprenditore, non so perché, perché ovviamente io mi occupo solo di politica. È un ottimo amministratore del Monza, l'ha portato in Serie A, ok, 70 milioni di euro l'anno con la famiglia Berlusconi servono, uno sfiga di Maradona per caso, no? Però è stato bravo, attenzione, quindi tanto di cappello. Certo, ho chiesto alla famiglia Berlusconi di dire una volta per tutte, prima del 22 di ottobre, se intende finanziare nuovamente Monza. Silenzio totale, perché già sappiamo che come farà con Forza Italia, che non intende più dare soldi, scelte legittime, per carità, non intende finanziare più Monza. Però la famiglia Berlusconi tace, non parla. E io dico a buon Galliani: tu ne capisci di politica come io ne capisco di calcio. Io non capisco niente di calcio, ho sempre detto nulla di che, e lui non capisce niente di politica. Quando ha avuto l'occasione di dimostrare che poteva fare qualcosa, non l'ha mai fatta. E allora dico a Galliani: fatti il tuo mestiere, che la politica non è il mestiere tuo, e lo hai già dimostrato. Su Marco Cappato spendo un vero pietoso. Perché? Perché intanto ti ho chiesto più volte che mestiere fai, e non me l'ha detto. Io ho 51 anni e 30 anni di contributi che ora ho versato, perché non fa. Ho fatto il mio lavoro con grandi sacrifici, proprio per essere libero, non schiavo della poltrona. È disoccupato politicamente, sì, perché da 10 anni che ritenta di entrare nella casa di Gesù. I parlamenti sono come la casa di Gesù: quando ci entri non ci vuoi uscire più, è come se ti stretti. Lui ci stava 10 anni a Bruxelles, certo non se ne è accorto nessuno, anche perché gli argomenti che tratta, soprattutto quello della fine della nostra vita, ci porta ogni tanto poi a reagire quando uno si avvicina un po', fa gesti inconsulti, perché scusa, ma perché ti devo occupare della fine della mia vita? Non ho capito, quando il buon Dio ci chiama, cospetto, con quel che sarà, sarà. È ovvio che parliamo, è ovvio che parliamo di cose importanti, che io chiamo più. Definisco i caronte della situazione. La politica si deve occupare di come far vivere meglio o meno male possibile quotidianamente la gente. La politica non è il fine vita, e non posso neanche accettare l'assioma che per combattere la criminalità organizzata bisogna liberare le droghe, perché se ragioniamo così, allora liberalizziamo anche quella che è la compravendita delle armi. E così quello che è il mercato nero di compravendita delle armi lo ammazziamo. E ragionando ancora così dove arriveremo? Ecco perché dico, sono l'unica alternativa in quel collegio. Perché il verbo lavorare, come dicono io, ne sono la testimonianza vivente nel mio mestiere.
ovviamente. Chiudo con questa riflessione. Noi abbiamo acquisito con le elezioni del 2022 un requisito importante, che è quello che ha fatto impazzire pure Renzi nelle varie sedute spiritiche che si facevano, dove io ovviamente portavo sempre avanti la mia idea. Ora sto tavolo si è sfasciato, ma che non sarebbe durato molto lo sapevamo, né ero affascinato di quel tavolo. Qual è il mio sogno? Te lo consegno. Noi con l'elezione del 25 settembre 2022 abbiamo acquisito un requisito importante per un progetto, il progetto delle europee. Siamo esentati dalla raccolta delle firme, che non è un requisito tampoco, guardate, perché per presentare le liste europee ci vogliono 35.000 firme a collegio. Noi mettiamo a disposizione quello che è un requisito per realizzare il nostro sogno. Il nostro sogno è fare un listone di rappresentanti di movimenti autonomisti, indipendentisti, civici, col principio sacrosanto che ciascuno deve comandare a casa propria. Bravo! Io esisto da me. Non ho bisogno di venire qui perché mi servono i vostri voti, io esisto già. E ciascuno si deve attrezzare per esistere intanto nel proprio territorio. Perché già l'offesa alla politica che abbiamo subito di eleggere Marta Fascina nel collegio di Marsala, come dice lei, di Marsala del Vallo, non si può più tollerare, guardate. Non si può più tollerare. Questa è una volgarità che ovviamente deprime la politica, allontana sempre di più la gente dalla politica, per non parlare degli altri soggetti che in Sicilia sono stati catapultati. Certo, qua mi pare che in Piemonte avete eletto una rappresentante del sì, Talma di Siracusano, se non ricordo male, che a Messina a lui nominare è stata sconfitta da me, proprio da me, da questo candidato. Vedete, alla fine poi il cerchio come si chiude. Allora, questo è il nostro sogno. E siccome noi viviamo lo stesso, a me la vita non mi cambia se eleggo un europarlamentare o no. E con tutto il rispetto, se voglio eleggere un europarlamentare in Sicilia, lo candidi in qualunque lista, e lo elenco, ma non è quello il progetto che abbiamo. Preferiamo continuare con la traversata nel deserto pur di arrivare alla meta, al progetto che abbiamo. Preferiamo rischiare in un progetto con questo orizzonte che non invece intrupparci nei soliti sistemi che non ci danno alcuna prospettiva. Il primo punto del nostro decalogo che abbiamo fatto così per l'abbianza, per l'elezione, ha questo contenuto e ve lo lascio, ve lo consiglio. Siamo per uno Stato federale, articolato in macro regioni, con città-stato, con maggiori poteri ai sindaci. Questi sono i tre elementi che caratterizzano la nostra visione. Chi ci sta è benvenuto e chi vuol fare questo percorso coraggioso con noi lo faccia. Voi altri con noi e noi ovviamente con voi altri. Grazie e citato sono i principi che condividiamo, padroni a casa nostra, aumentando, valorizzando tutte quelle eccellenze che consentiranno a ciascun territorio del nostro paese di essere finalmente autonomo. Ed è su questi temi che io voglio dare la parola al nuovo segretario federale, alla